Laptop Super China, non si sa nulla. C'è un reset, è già stato aperto. Potrebbe essere Chewy come jumper, non ha Logi, Keyleth, qualsiasi cosa. Forse più plasticosa del normale. E alimentando, zero. Ed è anche il problema che il cliente col suo alimentatore. Premendo il pulsante non succede nulla. Andiamo con SSD da 480, wow. Cos'è questa cosa? Ok, questa non l'ho mai vista in vita mia. Questa faccio una foto e la metto come thumbnail del video. Riepiloghiamo. Cosa? Cos'è? Non l'avevo visto. Cos'è? Oh, cazzarola! Ma cos'è? No, ma... No, beh, già ho visto qualcuno, ha fatto uno scempiazzo, perché... Anche qua è stata messa della colla sui connettori dello speaker. No, bisogna sentire quello che il cliente. Loro cosa hanno detto? Ma l'hanno già aperto, hanno già tolto la batteria. No, ha tolto la batteria, però. Penso che abbiano fatto qualcos'altro. Vi faccio vedere meglio il microscopio. Dai, l'opera d'arte. Ecco qua, ecco. Cioè, questi piedini qua, tra l'altro, sono sollevati. Questi due qua sono alzati da. Direttamente dalla cosa, e qua c'è sto filamento. Non senso, non senso. Vedo che lo illumino meglio il mostro. Ecco qua. Voilà. Vediamo se l'altro è integrato uguale e l'altro diverso. Quindi speriamo che sia stato messo l'integrato giusto. No, ma che cos'è sta cosa? Ma il meglio veramente è questo. Anzi, faccio diventare questa la thumbnail del video perché è troppo. Sembra qualcosa di Marte, i crateri di Marte. Allora, iniziamo a liberare la zona di alimentazione e vedere cosa c'è sotto sta cosa. Sempre se riusciamo a toglierla, perché potrebbe essere della colla bicomponente. Vediamo che qua sotto non ci sia una sorpresa anche. No, qua no. Proviamo a scaldarla. Prendere a fuoco. Ma qua è plastica, tra l'altro, quindi no, scaldarla. Andiamo a vedere l'altro lato della scheda madre per capire se si vede qualcosa. Se si capisce qua, non lo so, non so neanch'io. E potrebbe esserci sorpresa anche dall'altra parte. Proviamo a scaldare questa roba, vediamo che succede. Mettiamo un ugello piccolo. Ti piace troppo la cioccolata sulla mia mela è spalmata. Per avere un vino devo truccarlo come un panino. Se il Spero che non prenda fuoco. vasetto della Nutella fosse lungo e stretto te la sarei.
Non so, puzza qualcosa di plastico, non capisco cosa sia. Comunque si toglie per fortuna, andiamo a rimuoverlo. Lo stagno utilizzato tra l'altro fonde a una temperatura bassissima. Deve essere qualche cosa di un po' particolare, perché si è liquefatto in un attimo. Appena si è tolto lo strato di questa roba, si è liquefatto. Andiamo a ripulire un po'. Ma anche che... Andiamo a togliere con la treccia un po' di roba. Vediamo. Dopo svariate trecciole, ecco qua cosa si vede. E ce n'è ancora di stagno. Comunque, andiamo a misurare che se c'è la conduzione e misuriamo se l'alimentatore, una volta connesso, arriva almeno a 10 in. Probabilmente dovremmo fare... E adesso puliamo. Allora, dall'altro lato c'è quello che sembra un fusibile. Ma questi MOSFET, sbaglio, sono leggermente spostati. Anche questi qua. Ci sono messi un po' di traverso. Allora, il fusibile è a posto. Andiamo ancora a misurare che il centrale sia in contatto col fusibile, sembra di no. Quindi andiamo a grattare un po' qua su questa e portiamo il pin centrale. Ecco, sgrattato, andiamo a saldare, vediamo se ora c'è il passaggio. C'è un po' di flussente lì. Zac. Facciamo il contempo. Ecco fatto, andiamo a vedere se ora c'è il passaggio. Poi non potremo dare corrente perché si vede il MOSFET. Ok, ora c'è. Il problema sarà il MOSFET che ha preso fuoco, cosa è successo. Che tra l'altro bisogna vedere anche sotto che cosa è successo. Andiamo a toglierlo. Mamma mia. Andiamo a vedere le tracce. Pazzesco. Andiamo a toglierlo. Non ho parole. Andiamo a toglierlo. Tolto, sotto c'è un merdaio. Diamo un'occhiata veloce. Manca una piazzola. Non è un MOSFET. Che cos'è? Andiamo a ripulire un poco. Qua si vede una traccia che parte da qui e finisce nel nulla. Mamma mia, puliamo un po'. Cremina miracolosa, la puliamo. Qua è ripiegata su se stessa. No, sembrerebbe, no? Andiamo a pulire. Ecco qua, ho piegato le zampine per metterle più o meno tutte in posizione, tutte che tocchino, perché due erano sollevate, le altre erano storte. Ok, abbastanza dritto, andiamo a dare un'occhiata a che cos'è. MDS5601. Allora, ed è effettivamente un dual MOSFET. E abbiamo praticamente il drain. Ok, da questo lato abbiamo i due drain, poi abbiamo un gate e un source da ogni lato, quindi abbiamo i due source e due gate, quindi potremmo anche rimpiazzarlo nel caso sia un problema quello, potremmo anche testarlo. È molto comune, 30 volt, quindi sicuramente parte del circuito di alimentazione. Iniziamo a facciamogli dei test per vedere se per esempio i... Ma l'uno dov'è?
Ah, uno, ok. Quindi è giusto perché l'uno era piazzato qui, quindi ci sta. Quindi andiamo a controllare prima di tutto la conduzione tra 1, 2 e 3, 4, che non ci sia. E che non ci sia neanche tra 2, 7 e 4, 5. Ok, controlliamo. Ok, ho controllato, non ci sono né conduzioni e le giunzioni sono visibili di entrambi i MOSFET, di entrambi i diodi, quindi siamo a posto. Direi che il MOSFET salvo altre problematiche, ovvero corti a valle, dovrebbe andare. Controlliamo ancora i corti a valle. Facciamo un test solo qua. Direi che a posto, non ci sono corticircuiti evidenti. Questo gate è a massa per qualche motivo, però sembra fatto apposta. Anche questo source. Questo è un po' strano, vabbè, per il momento. L'ho rimesso, come vedete c'è manca questa giunta qua che faremo invece con un ponticello in stagno. Prima era stata fatta apparentemente con un piccolo filo di rame. E boh, e poi proviamo a alimentare. Speriamo che qua non ci fosse stato niente. E alla fine ho messo un pezzettino comunque di rame. Ok, ora abbiamo tutte e quattro le gambette attaccate. L'alimentazione c'è, rimontiamola, vediamo che succede. Mettiamo molto basso come al solito, voilà, questa è la 500 300 mAh. Proviamo a plaggare 240 mAh, troppo. Vedete la ventola? Guardate che roba. Mamma mia. Gatto. Riprendo di nuovo. Ah, assorbimento molto alto, però non è un corto. È al limite, però è troppo, troppo. Andiamo a spegnere. E abbiamo appurato che c'è un corto qua sotto. Andiamo a vedere cosa c'è dall'altro lato, che assorbe 240. Ok, direi che lui c'era qua dietro, e infatti gli si era appiccicata sopra la. È bruciata, si legge qualcosa, ma si vede proprio la bruciatura. Devo cercare di capire cos'è. Eccolo rimosso, ho dato l'occhio, ho già una pulita alle piazzole. Il problema adesso sarà cercare di scoprire che cos'è. Cercare di pulirlo il più possibile. Potrebbe essere IS, forse R 625. Non sono per niente sicuro. Sotto si vede un XU12. Allora, ISL6251. Vediamo il packaging se combacia. Eh sì, eccolo qua. Quindi potrebbe essere proprio lui. ISL6251. E6251A. Ok, battery charger controller. Ok, non ci crederete, ma la quarta scheda madre che ho tirato fuori dal mucchio ho dentro un ISL7251. E niente, tanto che ci siamo, attacchiamolo perché.
Eh sì. Succederà ancora un'altra cosa, perché questo è proprio il computer dei misteri. Guardate qua. C'è una fusione anche tra due piedini dello schermo. Andiamo a togliere da qua l'integrato del piacere. Quale sarebbe il costo della sostituzione senza notificare Non rispondere per il momento. Qua è poi il pin 1, ricordiamoci. Beh sì, ricordiamoci cosa. Tanto dall'altra parte era segnato 1. Si vede qua, 1. Quindi andiamo a togliere. Segna 25 euro. C'è il lavoro in generale. Ah, ecco, l'ho già messo più o meno in posizione, è quasi giusto. Andiamo a mettere la pacciocca bianca e attacchiamolo. Eccolo più o meno in posizione, andiamo ad attaccarlo. Attaccato, ripasso un attimo i piedini di qua, anche se non è proprio centratissimo, ma non, è un fortunatamente è un integrato senza massa centrale, quindi non ci interessa. Vado a ripassare un attimo queste gambine. Ok, andiamo a fare una prova, vediamo un po' che succede. Tentiamo. Che non è bello, un po' troppo basso. Lo attacchiamo al tastiero, proviamo a accendere. Niente, non parte lo stesso. Andiamo a fare qualche misurazione, almeno non c'è un cortocircuito. Potrebbe essere benissimo il superaglio bruciato, eh? Perché il chip quello lì era proprio connesso al superaglio. Allora qua abbiamo 0,4 che non è normale per niente, 0,4. Ok, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va perché subito qua dopo, aspetta magari. Abbiamo 0,380 qui. Quindi potrebbe essere il problema del... di cosa? Che sono troppo sola. Sì. Ho allora, dei problemi di contatti, comunque vi faccio vedere ingettando direttamente dopo il connettore, poi col suo connettore andrà, devo cercarmi uno spinotto più piccolo, con l'anima più piccola centrale. Vedete, abbiamo un assorbente di 90, 100 mAh, che è tanto, è proprio tanto, però non è eccessivo, quindi cerchiamo un connettore che funzioni. Ho soldato un piccolo filo di rame nella testa di questo per dare un po' più di spessore, vediamo un po'. Sono riuscito più o meno a farlo toccare. Abbiamo i famosi 100 mAh. Schiacciamo il pulsante. Si è acceso. La ventola sta girando. 870 mA. Vediamo se sullo schermo appare qualcosa. Sì, si è acceso. Madonna mia. Ecco l'alimentatore con l'oro. Fa un strano rumore molto inquietante. La ventola sta girando. Bisognerà insettare una volta il BIOS. La tastiera va. Seven changes. Il disco fisso non è ancora stato montato qua. Adesso perché non manca il disco fisso. Ok, rimesso tutte le viti, attaccati tutti i connettori, rimesso il disco fisso, posizionato del Kapton Tape a mettere a posto i fili e proviamo a far avviare il sistema.
Ubuntu e Windows 7. Ma guardate qua. Ma che cosa? È un cane che se l'è mangiato. Un gatto se l'è mangiato. Veloce per essere con l'SSD, proprio veloce. E vai, è andato.